Dopo i fuochi d'artificio della gara di andata in un Ferrando con tanto pubblico, Genova Calcio e Ligorna sono pronti ad arrivare al secondo atto di una partita che 7 giorni fa è entrata di diritto negli annali del calcio ligure, non solo per gli annali ma anche e soprattutto per staccare il biglietto per la finale. Questa gara 2 che riparte dal 3-2 per gli uomini di Monteforte e quelli di Maisano, basta una vittoria con minimo scarto per compiere quella che sarebbe un'impresa clamorosa. Carte mischiate da parte di entrambi gli allenatori e formazioni leggermente diverse, diverso è anche l'approccio alla partita, anche se dopo 90 secondi arriva la prima conclusione. A realizzarla è Dotto, troppo debole però per impensierire Cesare Dondero. Dotto, man of the match nella gara di andata, si candida seriamente anche in questo ritorno e lo fa perché al minuto 8 si incunea tra i due centrali e fulmina Dondero per il gol che sblocca l'incontro e dà una chiara direzione alla doppia sfida. 1-0 Ligorna, risposta della Genova Calcio che arriva al quarto d'ora con Morando, troppo debole il tiro del numero 9. Il tutto si conclude con un nulla di fatto, ritmi decisamente diversi da quelli di 7 giorni fa. L'attenzione anche al minuto 23, doppio errore. Prima quello di Capotos, poi quello di Dotto che si divora letteralmente il 2-0. Raddoppio che arriva qualche istante più tardi ma Cellerina in posizione irregolare e rimane solo un grande spavento per una Genova Calcio che al minuto 37 reclama timidamente un calcio di rigore. Da vedere le immagini alla nostra moviola che sembra crescere però la formazione di Maisano, perché al 41esimo crea il primo vero pericolo verso la porta del giovane Azzori, occasione bissata dalla rasoiata di Serinelli al minuto 43 ma alla quale risponde Tripoli con un colpo di testa che termina di poco a lato. Un finale di tempo in cui le squadre sembrano poter tornare sui ritmi della gara di andata e invece la ripresa si arena ancora di più, vuoi per la posta in palio, vuoi per il grande caldo. Fatto sta che non succede nulla fino al quarto d'ora, anche se quello che accade per la precisione al minuto 14 e 10 secondi è a dir poco la sliding doors della partita. Contatto in area Ligorna con Azzori che frana su un attaccante locale. Per il direttore di gara Burlando di Genova è tutto regolare. 6 minuti più tardi Monteforte inserisce Tracanna, il numero 9 ci mette poco più di 30 secondi per lasciare il segno, un segno che vuol dire tocco comodo sul secondo palo dopo un perfetto suggerimento dalla destra, un tocco che vuole virtualmente dire finale per il Ligorna. La partita subisce infatti un brusco stop, il Ligorna amministra e anzi al 42esimo triplica con la sfortunata autorete di Chiriaco che devia nella sua porta un cross dal fondo, 3-0, e a salvare l'orgoglio solo la sassata dalla distanza di Provenzano che però termina alta di poco. L'ultima parola ancora per gli ospiti ma sarebbe stata una punizione troppo severa, qualcosa di più che gli onori delle armi per la Genova Calcio. Ligorna si prende la finale tra 7 giorni contro la Cairese.